Buonasera, Inzaghi, eccoci. Ciao, buonasera a voi. Ciao, buonasera mister, complimenti. Ciao Marco, grazie. Avete fatto, penso, forse dei 20 minuti iniziali, 25 fino al cooling break, non so se fossi più belli da quando sei all'Inter, ma ci sei andato vicino perché avete fatto un calcio totale nelle posizioni, facciamo dei difensori andare avanti, l'occupazione, ma soprattutto la bravura, penso sia stata anche quella di conoscere quando c'era Acerbi fuori, Pavard che si alzava, di Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan a coprire i ruoli, insomma è fatto qualcosa di 25 minuti strepitosi. Sì, stati molto bravi i ragazzi, insomma abbiamo cominciato con grandissima determinazione, abbiamo giocato molto molto bene tecnicamente, abbiamo fatto un'ottima mezz'ora, poi era inevitabile col caldo che c'era, insomma l'ultimo quarto d'ora ci siamo abbassati un pochettino, i ritmi si sono abbassati, poi siamo ritornati in secondo tempo con grande veemenza e sono molto soddisfatto perché insomma vincere in questo modo contro l'Atalanta dà grandissima soddisfazione, però avevamo fatto 4 giorni di allenamenti molto intensi, mi erano piaciuti tanto i ragazzi, poi chiaramente c'è sempre la partita che è l'ultimo test settimanale, l'abbiamo fatta molto bene, complimenti ragazzi. E in questo, cioè, ho detto, ci siete un po' abbassati, forse l'unica cosa che magari potrebbe essere qualcosa su cui lavorare tutta la stagione è quello quando poi siete in dominio, forse può qualche finezza di troppo potrebbe rischiare di aprirvi qualche partita, cioè l'Atalanta poi magari se trova un gol magari fortunoso può riaprire la partita, quindi visto qua magari ti sei arrabbiato magari su qualche giocatore che non è rientrato subito perché hai capito, cioè sai che lì potrebbe essere il limite dell'Inter stagionale, quello varie volte che ti senti troppo in controllo della partita. Sì, assolutamente, però nulla da dire con i ragazzi perché insomma non dimentichiamo chi avevamo di fronte, un'ottima squadra e quindi poi giocare con loro con l'occupazione, quindi tante volte avevamo dei difensori che erano non nella loro abituale posizione, a volte Çalhanoğlu e Barella erano gli ultimi uomini, quindi l'Atalanta ti porta a non tenere tanto le posizioni, però i ragazzi hanno avuto grandissima concentrazione perché abbiamo concesso ad una squadra forte molto molto poco. Al di là della seconda doppietta in 3 partite, che cosa ha aggiunto quest'anno Turan? Continua a lavorare come ha fatto lo scorso anno, è normale che anche lui comincia ad avere più di 50 partite nel campionato italiano, nella nostra squadra ha fatto grandi cose l'anno scorso e quest'anno è partito molto bene, insomma, parte tutto da lui, dalla sua testa, dalla sua voglia, è rientrato con anticipo 2 giorni prima perché sapeva insomma che avevamo bisogno, gli attaccanti stanno tutti bene, quindi sono molto soddisfatto e devono continuare così, insomma oggi la rivista questa sgasata, guardi qui. Assolutamente, sì, ha fatto molto bene, ha fatto bene Lautaro, Taremi, Arnautovic quando sono entrati mi sono piaciuti, dobbiamo sempre tenere una soglia alta, i ragazzi l'hanno tenuta. Edoardo. Sì, buonasera Inzaghi, questo era il primo scontro diretto, no? della stagione, la riporto sul dato dell'anno scorso, l'Inter l'anno scorso contro le squadre che poi si sono qualificate per le Coppe Europee ha fatto 36 punti su 42, si è ripartiti allo stesso modo con questa veemenza e questa è la cosa che la rende più orgogliosa, cioè salire di livello nelle partite di più alto livello. Ma noi dobbiamo tenere sempre il livello altissimo, so che quello che abbiamo fatto l'anno scorso sarà difficilissimo, però noi dobbiamo lavorare ogni giorno per far sì che le cose vadano nel migliore dei modi. Sappiamo che le nostre competitor si sono rinforzate tante, frutto di grandissimi investimenti, ma noi non vogliamo mollare, vogliamo rimanere lì e ce la giocheremo fino alla fine. Secondo me sarà un campionato molto molto avvincente. Ecco, a proposito di campionato avvincente di competitor, c'è qualcuna che l'ha colpita in modo particolare? Cioè, la domanda delle domande, l'anti-Inter sarà chi è che l'ha colpita di più? No, guarda, ci sono tante squadre, adesso griglie e previsioni non mi piacciono, è normale che bisogna per vedere quello che è stato fatto, quello che si è visto e
tante squadre, come ho detto prima, si sono rinforzate moltissimo, e quindi non mi va di indicare quella che potrà essere sempre nelle posizioni di testa, ma tantissime squadre, insomma, si sono rinforzate e come l'Inter cercheranno di ambire al massimo. Grazie Inzaghi, buonanotte.